Cari amiche e cari amici, bentrovati a tutti. Caccia Village 2022, decima edizione. Finalmente siamo tornati nella nostra casa, dove gli stand sono delle praticamente stanze di quelli che sono gli espositori. Ci si incontra e non poteva mancare ovviamente un incontro con chi è amico da sempre dei cacciatori. Perché? Perché ha cura dei nostri piedi, da cui poi parte tutta la salute, la motricità e compagni. Li conoscete, l'avete già capito, siamo da Cristo e siamo con Fabrizio. Ciao caro. Ciao, ciao. E Luca. Ciao, ciao Andrea. Un piacere. La gioia è tutta mia, ragazzi, non avete un'idea quanto, anche perché dopo anni di webinar, di cose, di colloqui a distanza, Andrea, non ne possiamo. Non se ne tre anni lunghissimi, insopportabili. Siamo veramente contenti di essere qua. Io ho già fatto un giro, lo vedete dall'affluenza, è pieno di gente, sono tutti entusiasti, sono venuti qui a trovarci, a salutarci. Ho trovato grandi appassionati, gente che per fortuna ci ha seguito sui social, quindi certo, siamo sempre rimasti in contatto. Hanno confermato il loro amore, la loro passione per Crispy, e adesso sono qui perché vogliono vedere con noi cosa abbiamo riservato per loro in questi anni importanti. Allora, però la passione loro è motivata da una cosa, perché la ricerca in casa Crispy non si ferma mai. Ragazzi, non è pubblicità, ma ve lo dico perché io sono anche coinvolto personalmente. Tanto mi conoscete, sapete che sono un mezzo selvaggio che vive, chiamato Tremalnai dai miei amici, perché vivo sempre nelle foreste, faccio anche da consulente, gli racconto un po' di cosa serve. E abbiamo sviluppato insieme, certo, delle cose importantissime. Sono stati due anni molto importanti, noi giustamente non ci siamo mai fermati, crediamo al nostro business, abbiamo anche una responsabilità, siamo comunque un marchio di riferimento, non solo in Italia, ma mondiale, mondiale. Guarda, stiamo lavorando molto bene in America, in Scandinavia, Svezia, Norvegia, Austria, Francia, Svizzera, e siamo riconosciuti come marchio di riferimento, prodotto premium. Quindi grande tecnologia, grande comfort, grande qualità, marchio italiano. E innovazione che però non si ferma. E adesso quest'anno cosa proponiamo? Caro mio, quest'anno dai. No, non te lo dico. Allora, vabbè, finito il video. Quest'anno ci siamo dedicati alle suole. Le suole sono una delle parti più importanti della calzatura, il punto di contatto con il terreno, e garantiscono controllo e sicurezza in ogni condizione. La suola che abbiamo sviluppato quest'anno si chiama Full Control. Ecco qua il banner. Full Control. Adesso mettiamo da parte Fabrizio. Spostiamolo per un secondo e dedichiamoci alla Full Control. Spiegacela in che cosa, come si poteva innovare ancora le suole delle scarpe, perché veramente voglio saperlo. Allora, abbiamo fatto un lavoro molto importante, abbiamo messo in discussione quelli che sono i principi fondamentali di una suola, che vede la parte anteriore deputata al grip, quindi alla trazione, e la parte posteriore deputata al freno. Il nostro esercizio che abbiamo fatto è stato fatto sul terreno con i nostri tecnici e con addetti ai lavori, e abbiamo verificato quali sono i comportamenti di pesi e forze quando si cammina, e in particolare in fase di salita e di discesa. Abbiamo visto che in fase di salita il baricentro del corpo, soprattutto se trasporto dei pesi sulle spalle, tende a spostarsi in avanti per trovare un nuovo equilibrio. In questo caso forze e pesi si trasferiscono maggiormente nella parte esterna della calzatura, però non solo nella parte anteriore ma anche nella parte posteriore, e come puoi vedere abbiamo orientato i tappi al fine di garantire il grip lungo tutto. Quindi la tappi, parte... chiami tappi tecnicamente i tasselli. I tasselli, esattamente. In fase di discesa invece il baricentro tende a spostarsi in avanti, ancora certo, una volta per garantire l'equilibrio. Chi fa sci lo sa bene, perché altrimenti cade per terra. Esattamente, per il pensa quando trasporti anche dei pesi ad esempio. Certo, no? Allora a quel punto forze e pesi si trasferiscono nella parte esterna lungo tutta la lunghezza della suola, e a questo punto abbiamo orientato i tasselli, quindi i tappi, in modo opposto. Quindi vedi che hanno un orientamento nella parte interna per favorire grip in salita, e orientamento opposto in fase di discesa nella parte esterna. Che diventano neutri invece quando si fa media collino, pianura. Esattamente, situazione invece di terreni normali, siamo neutrali, neutri, quindi pianeggianti, i tappi lavorano in modo ordinario, ma sono anche supportati dalla parte centrale, dove abbiamo aggiunto questi tasselli distribuiti con un senso geometrico e a forma triangolare, al fine di garantire il grip in ogni condizione, in ogni situazione. Molto molto importante, la parte anteriore fino alla parte posteriore. Abbiamo poi lavorato sull'arco plantare, che spesso viene dimenticato nelle calzature. Perché questa parte è molto importante? È importante quando passi sopra dei tronchi, in modo particolare se sono bagnati, tenderesti a scivolare. O pietrisco, sterrato. Esatto. Abbiamo aggiunto quindi dei tasselli, dei tappi, anche in questo caso triangolari e orientati in modo diverso, al fine di garantire il grip in ogni passaggio. Infine abbiamo voluto lavorare sulla pulizia della suola, è molto importante. Sì, perché vedo che sono abbastanza distanziati. Esatto, hai colto il punto.
La pulizia della suola è determinante, comfort di camminata e efficacia della camminata sono condizionati dalla pulizia della suola. Noi vogliamo delle suole che siano autopulenti, vuol dire che camminando il fango e i detriti vadano verso l'esterno. Abbiamo quindi lavorato sulla distanza tra i vari tasselli, che vedi che è maggiore, tra l'altro i tasselli hanno un millimetro di altezza in più rispetto a quelli tradizionali, quindi maggior grip e maggior durata, e poi abbiamo lavorato anche sulla finitura della parte inferiore del battistrada, al fine di garantire queste parti che vedi lucide, che favoriscono la fuoriuscita dello quindi scopo. Qui il fango non soltanto si attacca di meno, ma quindi va via anche prima. Esattamente, si attacca di meno. E difficilmente si incastrano anche i sassi qui, perché è quasi impossibile che possa succedere. Esattamente. Quindi questa è la nuova suola, full control, che garantisce controllo e sicurezza in ogni condizione. E l'avete applicata a quasi tutti i vostri modelli? È applicata alle scarpe più importanti in questo primo anno, che significa l'Island Pro, il Nevada e il Track. E il Track. Per il resto ne parlo con Fabrizio. Luca, grazie. Piacere di averti rivisto qui. E arriva Fabrizio che ci spiega, però quest'anno c'è anche una novità. Nuovo scarpone. Esatto. Che non è un restyling, un upgrade, qualcosa proprio... È un'evoluzione. Esatto. Un'evoluzione di un bestseller come il Valtres. Che era uno dei miei preferiti in assoluto. E rimarrà così tale quale. C'è ancora. Certo. Ma per chi è ancora più esigente, rompiscatole, come sottoscritto... C'è il Valtres Pro. Presentaselo. Esatto, l'evoluzione per chi magari non ha la necessità di avere l'alta visibilità come Valtres normale, ma oltre all'aspetto estetico si caratterizza per due cose fondamentali: l'intersuola in poliuretano bidensità, che ne garantisce una maggior grip, ammortizzazione, stabilità e supporto, ma soprattutto anche un nuovo battistrada a superficie prismatica che ne riduce il peso, quindi ricercando sempre la leggerezza e la flessibilità che caratterizza Crispy, ma allo stesso tempo un grip su ogni terreno. Il Valtres Pro, come il Valtres normale, rimane tale e quale per quanto riguarda la tomaia e la fasciatura anatomica della tomaia e della parte superiore, che quindi, come lo contraddistingue e lo ha reso famoso sul Valtres normale, il Valtres Pro da quel punto di vista non cambia. Quindi è un'evoluzione, più che un upgrade, dedicato, perché questo è veramente uno, si chiama tecnicamente all rounder, cioè per qualsiasi tipo di caccia e cacciatore. Se la giocate con i calzetti, ragazzi, va bene per tutta la stagione col cane da ferma, e idem anche per chi sta alle poste e fa altri tipi di caccia. Veramente fantastico. Se poi vi piace ancora avere i colori, la suola non la potete cambiare, ma mettergli l'acce arancio si può. Esatto. E quindi andiamo sull'alta visibilità anche lì. Voi, esatto. Fabrizio, grazie di cuore. Grazie mille di cuore a te. Voi, quanto a voi, ritorneremo anche con altre novità, anche da Crispy. Ci vedremo poi soprattutto sulle parti social. Come sempre, buona vita a tutti.